questa è sicuramente la battaglia delle centinaia di lavoratrici e lavoratori e le loro rappresentanze sindacali, ma è una battaglia della città, perché un'azienda che chiude in maniera ingiustificata nella nostra città è un attacco ingiustificato alla nostra città. Si colpisce Napoli, e siccome Napoli è la terza città d'Italia, la capitale del Mezzogiorno, si colpisce il paese. Ed è per questo che la partita è in mano al governo. Noi sosteniamo il governo, ma lo sosteniamo non per pareggiare o per perdere, ma per vincere. Questo... Noi domani dobbiamo andare a vincere. Se è vero come è vero che a ottobre c'è stato un accordo nel quale la Whirlpool ha preso dei denari con l'impegno di rilanciare i piani industriali dove Napoli era centrale, allora deve mantenere gli impegni, punto. Non è che il tema, a noi non ci interessa come dire, andare sulla subordinata. Qua c'è un unico risultato, è che siccome questa azienda funziona, produce, è fatto di lavoratori e lavoratrici eccellenti, di competenze, lavatrici che sono di alta presidi... gamma. Esattamente, quindi a questo punto di vista, domani Whirlpool deve confermare l'impegno che si era preso, il governo lo deve accompagnare, il governo ha tutti gli strumenti perché il governo della Repubblica Italiana, e siccome Napoli fa parte dell'Italia, Napoli è la terza città italiana, Napoli deve portare il governo a chiudere la trattativa con l'unico risultato possibile, quello di ritirare qualsiasi ipotesi di chiusura dell'azienda di Via Argine Ponticelli Napoli Italia. Oggi sulla vicenda Whirlpool ci sono state due novità: il ministro Di Maio che ha minacciato, diciamo così, ha annunciato di togliere gli incentivi, e l'azienda che dice non chiudiamo, ma lascia intravedere, diciamo, un'idea di riconversione. Beh, stiamo anche alla vigilia di una giornata importante. Domani alle 17 al Mise c'è l'incontro forse più importante tra il governo, la Whirlpool, ci saremo ovviamente anche noi che ci stiamo dal primo momento. Oggi ci sarà anche il Consiglio Comunale di Napoli con una seduta monotematica. Io mi auguro che la dichiarazione di Luigi Di Maio sia una dichiarazione tattica, perché a noi non interessa tanto la partita, gli tolgo, gli lascio i finanziamenti. I finanziamenti erano legati, da come dice il governo, alla conferma e al rilancio del piano industriale che comprendeva la sede di Napoli. Quindi il governo deve esattamente fare in modo che, se questo era l'accordo, venga confermato. Ci facessero anche vedere l'accordo a questo punto, perché se è questo l'accordo, che noi sappiamo essere questo per voce, nel senso non l'abbiamo letto, siccome questa non è la partita del governo della Repubblica Italiana, è la partita della città di Napoli, di un'azienda di Napoli, lavoratrici e lavoratori di Napoli o dell'area metropolitana e delle loro rappresentanze sindacali. Qui non incominciamo a giocare con le subordinate. Se il ritiro del finanziamento serve per convincere la Whirlpool a capire che il governo della Repubblica Italiana fa sul serio, bene. Se è già una ritirata per dire abbiamo perso e nel ritirarci incendiamo la città e mettiamo a fuoco, è qualcosa che ci interessa molto poco. Sindaco, si attende magari un documento firmato da tutte le forze politiche oggi, una cosa unitaria che insomma dia anche più forza alla voce del comune? Lo darei per scontato e me lo auguro. Noi come giunta siamo stati dal primo momento sul pezzo e ci siamo ogni giorno, abbiamo voluto fortemente questo consiglio monotematico, veramente non vedo ragioni per una differenziazione tra le forze politiche. Poi il Consiglio Comunale è autonomo, indipendente e sovrano, deciderà da qui a qualche ora, ma mi auguro che esca una voce unanime.